Fino adesso voi direte, ma che c'è di strano? Perché alla fine è vero, vediamo un bussolotto magico, misterioso, argentato che va a proiettare qualcosa sulla parete, ma cosa c'è di particolare? Vi do qualche indizio, abbiamo mouse e tastiera in fondo e abbiamo poi un cavo nero connesso a questo proiettore particolare, misterioso, che non si sa però dove andrà a finire. Con mouse e tastiera abbiamo modo di interagire e di visualizzare il risultato della nostra azione tramite questo proiettore sulla parete. È un giro un po' diverso rispetto al solito, perché generalmente noi siamo abituati ad averci un monitor davanti. Ops, vi sto già mostrando qualcosa. Vabbè, siamo abituati ad avere un monitor davanti, grazie a quel monitor avere l'accesso a tutti i nostri contenuti. Qui è diverso perché abbiamo questo sistema che ci permetterà in varie modalità di interagire con la nostra proiezione. Ma oltre a questo, noi abbiamo anche utilizzato per questo test un device che abbiamo visto sul canale più volte e di cui purtroppo adesso se ne parla in modo negativo, in modo spiacevole, perché non si sa che fine farà, anche se in realtà le previsioni non sono poi così male. Ebbene, è il Huawei P30 Pro. Tutta questa magia, tutta questa cosa è generata, è stata creata grazie alla funzionalità desktop che hanno diversi smartphone Android. E ce l'ha anche questo Huawei P30 Pro uscito qualche mese fa. Grazie alla connessione USB-C abbiamo modo di attivare fisicamente con il cavo la modalità desktop, c'è anche su Samsung per esempio, e con un semplice cavo noi potremo utilizzare il nostro smartphone come se fosse il nostro personal computer. Abbiamo le applicazioni visibili in modalità desktop, ovviamente quelle supportate, e abbiamo modo di interagire con mouse e tastiera con il nostro smartphone, qualcosa di magico. E grazie a questo device, che secondo me si accoppia perfettamente allo smartphone, avremo modo di usufruire di questa tecnologia in una modalità totalmente diversa rispetto alle solite, magari anche stupendo coloro a cui mostreremo questa feature particolare. Insieme a tutto quello che vi racconterò oggi, perché ho una pagina piena di appunti, quindi iniziamo con questa video review. Benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Rispetto ad iOS, con Android su alcuni smartphone abbiamo la possibilità di usufruire della modalità desktop. Ritroviamo un po' l'interfaccia Windows che siamo magari abituati a vedere al lavoro oppure a casa sul nostro computer. È un vantaggio extra perché con un cavo noi avremo modo di visualizzare sul nostro monitor, in questo caso invece sul nostro proiettore portatile, tutta una serie di contenuti con una modalità differente. Multitasking sarà molto più semplice. Avremo modo di usufruire anche di alcune applicazioni in una modalità forse più completa e più pratica anche. Su iOS invece abbiamo un altro sistema che è quello dell'AirPlay e che è una tecnologia tramite Wi-Fi. Connessi tutti ad un unico router, permette di fare un mirroring nel caso dei dispositivi iOS del proprio display. Quindi quello che noi vedremo sullo smartphone lo vedremo riprodotto sul mini proiettore in questo caso. E con macOS invece, grazie ad AirPlay, avremo modo di creare un'altra scrivania con la quale andare ad interagire e avere così due display pronti all'uso. Questo BenQ GV1 permette tutto ciò grazie ad un sistema operativo incredibilmente versatile e personalizzato per le esigenze degli utenti che andranno poi ad acquistarlo. In descrizione vi lascerò il link non solo al BenQ GV1, che è questo proiettore che tra l'altro è stato presentato poche settimane fa e noi già lo vediamo sul canale, quindi abbastanza in anteprima. Troverete anche il link ad una serie di device Android con questa modalità Android Desktop e poi anche device iOS, computer e iPhone in super promozione. All'interno della scatola del nuovo GV1 troviamo tutta una serie di accessori che ho il piacere di raccontarvi, perché l'unboxing secondo me in questo caso merita un approfondimento. La cura del packaging è notevole, quindi ora ve lo racconto. All'interno della scatola troviamo l'alimentatore con tanto di vari adattatori che potremo andare a personalizzare in base alla zona, all'area geografica dove saremo diretti. E poi abbiamo il cavo USB-C che permette la connessione di questo device ad un altro, che sia uno smartphone, che sia un computer, che sia un tablet. E abbiamo la sacchetta che permette di trasportare il device con una certa tranquillità perché è imbottita. Continuando con l'unboxing, troviamo anche un telecomando molto molto utile che permette di utilizzare questo device al meglio. E quindi ve lo consiglio, ve lo dovrete portare dietro perché merita. Poter avere un telecomando ha anche i suoi vantaggi e i suoi pro, per esempio quelli di non dover toccare la superficie touch del device, bensì di stare comodamente seduti e interagire grazie al telecomando con GV1. E sul fondo poi della scatola troviamo incartato il nuovo GV1. Non ho mai avuto un proiettore all'interno della mia attrezzatura, non ho mai utilizzato un proiettore. Quelle poche volte che ho avuto modo di visualizzare contenuti proiettati,
sono stati al cinema e poi è stato nelle varie riunioni. È un classico utilizzare il proiettore alle riunioni. Questo device, quindi, l'ho visto quando l'ho ricevuto, poi ho iniziato le varie prove, come un device business, quindi orientato verso chi abbia bisogno di fare presentazioni in giro e magari non sicuro della disponibilità di un proiettore dove si recherà, magari nella sala riunioni, in un hotel o che, magari si porterà dietro questo che alla fine è portatile, non dico tascabile, ma sicuramente compatto e molto più pratico rispetto ai proiettori standard. Poi però, utilizzandolo con le varie feature di Android, iOS, eccetera, ho scoperto quanto invece questo device, lo vedrete anche voi, lo tasterete con mano proprio vedendo questo video, quanto questo device possa non solo essere versatile, non solo essere utile, ma anche possa arricchire la propria esperienza di intrattenimento. E infatti un grande plus dell'avere all'interno della propria attrezzatura un dispositivo come questo è quello di poterlo trasportare ed utilizzare in svariate situazioni. A me è capitato di portarlo a casa di amici e di vedere con loro le potenzialità di questo device, cioè non tanto per vedere un film, perché quando vai a trovare amici non è che ti metti a guardare un film, ma bensì per vedere, per visualizzare foto o video che magari avevo realizzato in viaggio, che loro volevano mostrare a noi con uno schermo, con una visibilità un po' più grande delle classiche. Infatti, il grande plus di questo device è che può essere messo vicinissimo al muro, quasi, non dico attaccato, ma a poche decine di centimetri di distanza e proiettare uno schermo da 20 pollici circa e può essere poi allontanato e praticamente va ad ingigantire il video fino a 100 pollici. La definizione massima è Full HD, abbiamo una risoluzione valida, buona per la visualizzazione di foto e di video e anche le icone sulla modalità poi Android Desktop, come potete vedere si vedono davvero bene. Il grande plus di questo device io credo sia la portabilità, che per me oggi poter essere in giro con tanti device, ma che siano piccoli, compatti, è davvero un grande plus. E infatti non a caso la tendenza anche di tutti i prodotti che abbiamo visto sul canale sono sempre di andare a rimpicciolire il tutto in camere sempre più piccole, sempre più pratiche e portatili. E questo è lo stesso concetto applicato al mondo dei proiettori ed è nato così il GV1. I proiettori notoriamente sono riconducibili a un device grande, importante, delicato, con anche un discorso della lampada. Se dovesse subire un trasporto turbolento potrebbe tranquillamente rovinarsi. Insomma, un device delicato, grande, pesante e anche caldo a volte. Invece qui in questo che ho tra le mie mani troviamo lo stesso concetto di un proiettore. È chiaro, non abbiamo la stessa potenza di una lampada, di un proiettore da 1000 euro, ma per forza, perché ha un costo totalmente diverso, ma abbiamo una grande feature che è quella di poter interagire col sistema di cui è dotato con Android e di poter quindi personalizzarci la nostra esperienza d'uso. Infatti, quando noi andiamo a collegare il device alla nostra rete wifi, avremo aggiornamenti firmware, avremo modo di comunicare con i vari device della casa e il grande plus sarà quello di poter muovere senza problemi di cavi GV1 e portarcelo in giro per poter visualizzare nel miglior modo il nostro contenuto. Quali sono anche i grandi plus di questo device? Abbiamo la rotella che serve per mettere a fuoco in base alla distanza l'immagine, ma il bello di questo device è che può essere anche inclinato e quindi potremo andare a proiettare in una zona più alta della nostra parete semplicemente andando a muovere la testa del GV1. Oltre a questo, ha anche una funzione di auto keystone. Solitamente nei proiettori abbiamo modo, grazie ad una specie di lente e poi ai vari piedini, di andare a creare l'immagine ben proporzionata. Invece questo device, grazie a questa feature, va a ricalibrare l'immagine in modo automatico, quindi noi non dovremmo far altro che mettere il GV1, alzare e abbassare la testa a nostro piacimento e poi regolare la messa a fuoco e saremo pronti per l'utilizzo godendo della massima qualità possibile. All'interno di questo device, oltre alla cassa Bluetooth da 5 watt che permette di riprodurre suoni e musica con una buona qualità, chiaro non è nato come speaker, però ha questa funzione integrata che è molto utile in vari casi, abbiamo modulo wifi dual band 2.4 GHz e 5, abbiamo la funzionalità hotspot integrata che permette di utilizzare questo device come se fosse un hotspot e quindi di far funzionare per esempio AirPlay, e poi abbiamo la connessione con il cavo USB-C di cui abbiamo parlato prima. 3 ore di autonomia, sistema integrato Android, wifi. A bordo abbiamo anche a bordo la cassa Bluetooth da 5 watt. Cos'altro ha di speciale? Un design che lo rende non solo elegante,
refrigerante, grazie al raffreddamento interno intelligente evita il riscaldamento con un utilizzo prolungato, e infatti è uno dei pochi proiettori che abbia visto in azione non bollenti, ed è già qualcosa di unico e utile in estate, ve lo posso assicurare. Ho fatto un corso una volta d'estate con il proiettore accanto ed è stato un incubo. Questo quantomeno non scalda. Il grande plus, utilizzandolo accoppiato ad uno smartphone, è quello di poter passare da uno schermo da 5, 6, 7 pollici del nostro smartphone a uno da 100 pollici in un attimo, con un cavo o con un mirroring attivato tramite wifi. Qualcosa di unico. Come avete visto nel mentre, la schermata di utilizzo e le funzionalità sono accessibili con il telecomando ed è molto semplice da utilizzare. È un device easy to use e... che dire, ora sta a voi valutarlo e rispondermi poi nei commenti a questo video. Mi piacerebbe molto sapere il vostro pensiero in merito a questo device. Personalmente mi permetto di consigliarlo. L'unica osservazione che mi permette di fare è in merito alla luce. Per usufruire al meglio di questo proiettore, ma così come di quasi tutti i proiettori tranne quelli veramente professionali da migliaia di euro, serve il buio, e creare il buio richiede comunque l'abbassamento delle tapparelle oppure lo scurimento tramite le tende oppure semplicemente un utilizzo nelle ore notturne. Per godere al meglio della qualità di questo device serve poca, cioè proprio zero luce, e quindi pensate a come potreste andare ad impiegarlo, perché gli usi sono davvero tanti, e poter magari avere anche questo display proiettato in ambienti dove solitamente non avete un display potrebbe essere magari motivo dell'acquisto. Spero questo video vi sia piaciuto, e se sì lasciate un bel mi piace e vi aspetto poi al prossimo episodio. Intanto buona continuazione su YouTube. Ciao a tutti.